Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci al giorno 39 con This War of Mine, il nostro Boris. Torniamo a casa, vabbè, sta parte già l'avevamo vista, ci avevano fregato un po' di tutto. Vediamo, perché ogni volta che ricarichiamo una partita potrebbe essere anche diverso l'esito. E... non è vero. No, ci hanno rifregato tutto uguale, forse un colpo di più, prima erano tre, va bene. Forse anche l'acqua un po'... un po' di più ci hanno fregata. Qua dobbiamo costruire la nostra cettina. Vabbè dai, ci sono almeno 14 gradi, stiamo bene a casa. Ci costruiamo la nostra ascia. Ma non è vero che è freddo, sta bene Boris. Produci. Dopodiché lo... non so se lo mandiamo a letto. Facciamo mangiare forse, vediamo. Proviamo magari a fare l'upgrade anche del tavolo da lavoro, quello principale, può darsi che... perché questo presumibilmente forse solo le armi adesso ci fa costruire. Però siccome adesso utilizziamo le parti per fare l'ascia, che è la cosa primaria. E poi magari andiamo ad accettare qualche zona, non so. Ci servono delle parti e ce ne servono anche un fottio. 20... no, 11 ce ne mancano, vabbè. Cercheremo di trovarli, andiamo a dormire, va. Che sei stanco, Boris. Mangiamo domani, dai, magari... no, le verdurine non ce l'abbiamo più, ce l'hanno fottuta. Me le stavo mantenendo per fare doppio pasto, ma non gliel'abbiamo fatta. Ci hanno fregato un pezzo di carne e poi abbiamo quello dei sorci, quindi va bene. Termina giorno. Allora, dov'è che possiamo andare? Magari andiamo da qualche altra parte a ciullarci qualcosa, che dite? Abbiamo qualche cibo e qualche medicina. Possiamo... portarsi una pala non sarebbe una cattiva idea. Allora facciamo una cosa, ci portiamo l'ascia. Io mi porto pure questo, non si sa mai, dobbiamo aprire qualche porta. La sega non... vabbè, non credo, dai, non portiamoci, cioè, vediamo così. Perché adesso ci serve anche del legno, ragazzi, quindi proviamo a... dovrebbe esserci ancora criminalità dilagante, quindi... quelli sono sorci. No. Così? Vabbè, vediamo, ma faccio se mi fanno la cazziata. Sono una persona. No, sono sorci, ok. Vabbè, qua prima frego e poi... ma non ci siamo mai venuti qua? Forse ci avevamo lasciato... ah, ce l'avevamo lasciato noi, sì. Sto ricordando. Accettiamo al ritorno. Accettiamo al ritorno. Do un'occhiata qua. Qua c'era delle cose da spalare. E... allora facciamo una cosa, andiamo prima qui. Andiamo anche correndo, tanto forse non c'è nessuno. Però sapete che non mi ricordo se qua ci siamo andati. Forse sì, avevamo fatto il giro e avevamo tornati qua. Vabbè, magari adesso facciamo prima da sto lato, scendiamo direttamente giù. Vabbè che potevamo farlo qua, perché forse avevamo sfondato la porta. Vediamo un po'. Adesso controlliamo, vediamo se riusciamo a trovare qualche altro oggetto, perché c'è un po' di cibo come ci ha detto all'inizio, quindi non si sa mai. Qua c'è da accettare. Proviamo a scendere, va. Ah no, ci stanno le sbarre, qua non... no, qua non possiamo entrare. Cazzo. Vabbè, la prossima volta ci portiamo anche una sega. Io provo a vedere se ci stanno prima cose da ciullare, poi controlliamo se... ok, è un sorcio. No, è una persona però, sti cazzi. Qui è un sorcio. Qua ci stanno sti due. Una tazza di caffè ci sarà, vediamo se ci dicono qualcosa, no, eh. Salve, eh. Preoccupate. Provo ad andare più lontano possibile. Qua ciulliamo. Ci staranno delle medicine probabilmente, perché... grandi medicine però. Posso? Qua famo una caciara della Madonna. Vediamo se viene qualcuno. Ok. Sembra di no.
Tutta sta caciara per sta cosa. Vabbè, a sto punto. Sti me li prendo, sti cazzi. Sì, perché se no qua sotto non ci ritorniamo. Quelli davanti posso capire, ma questi. Prendi Todos. Spero di trovare anche qualche parte per la pistola. Per la prossima. Qui? Qua non c'eravamo venuti, mi sa. È un biglietto per qualcuno. Ho preparato il nascondiglio segreto dietro il frigorifero. Come mi avete chiesto, ci ho già messo dentro alcune cose, così puoi vedere se funziona. Il frigorifero, mo vatte la pesca. Proviamo. Aspetta, chiudo, eh. Ma tipo? Magari non accettiamo che si potrebbe incazzare. Vabbè, il libro lo prendo, dai, magari si fa. Una letta ogni tanto, il nostro Boris. Qua chiudi. Chiudi. Qua c'è qualcuno che parla. Vabbè, vediamo prima di fregarci queste cose. Sì. Che tra l'altro non è neanche rubare, perché non ci dà la cosa ruba. Ok, ma non si può spostare. Ha detto dietro il frigorifero. Forse quello che. Oh, scusi. Dispiace? No, non è che mi avvicinavo di soppiatto. Stavo. Scusa. Là ci sono delle erbe. Vabbè, sti cazzi, io li prendo. Vaffanculo. Vabbè, allora qua ci serve la sega. Dobbiamo tornarci. C'è qualcuno di là? Sì, sono io. No, niente di pericoloso, sto solo accettando dei cosi. Vabbè, niente di più. Possiamo anche andarcene qua, allora dobbiamo tornare con la sega per aprire un paio di porte. Vabbè, a sto punto ce ne andiamo. Non c'è nient'altro di particolare da ciullare. Va bene, possiamo tornare. Anche qui la prossima volta, quindi la pala la possiamo lasciare. Andiamo sega per aprire questa e quest'altra. E accetta per riprendere un po' di legna qua e là. Perfetto. Va bene. Dai, e Boris, sperando che non ci hanno fregato qualcosa a casa. Per aumentare il tavolo, che ci servivano delle parti che non abbiamo. E non abbiamo neanche trovato, mi sembra. Adesso vediamo, però non mi sembra di averle trovate. Giorno 40, ok. Spero non sia venuto nessun altro a fregarci a casa. Si spera. Ok, dai, che mo' mangiamo, Boris. Eccola. Altra acqua, colpi, due medicine. Stavolta stiamo nella merda. Le medicine erano fondamentali perché avevano un grosso valore di scambio. L'acqua un po' l'abbiamo trovata, mi sa, quindi facciamo due pasti così ce li mangiamo tutti e due, sti cazzi, visto che ha fame, almeno siamo ben nutriti e soprattutto non ci fregano la roba. Queste poi magari le raccattiamo. Mangia. Oggetti, la sega ce l'abbiamo. Però la sega in realtà non ci dà la cosa del consumo. Non è che. Possiamo usarla per segare sbarre di metallo e catene arrugginite. Luoghi altrimenti inaccessibili. Non è che ce ne servono. Vabbè, sti cazzi, non andiamo con questo. Ok. Ben nutrito e stanco. Possiamo andare a dormire allora. Questa poi lo sfasciamo la prossima volta perché sennò mo se lo fregano solamente, quindi. Ci mancano ancora delle parti che in realtà possiamo andare a scambiare da qualche parte o trovare. Adesso forse. Non so se ritornare direttamente alla scuola. Che dite? Riandiamo subito alla scuola, dai. Vai. Allora, sega e accetta. Vai, rovista.
Andiamo alla scuola a vedere se riusciamo ad aprire quelle porte. Possiamo andare anche correndo. E poi andiamo di nuovo dal nostro armadietto magico, dove troviamo sempre delle cose utili. Quindi andiamo qua. Vediamo. C'è una grata nella porta, ma posso segarla. Grande Boris. Ah, si è rotto. Vabbè. Quindi ne dobbiamo fare un'altra per andare giù. Vabbè, intanto ci freghiamo queste cose, meglio di niente. Poi spacchiamo anche quelli. Ho trovato una lettera. Mamma, è terribile. Oggi un uomo chiamato Cecchino ha sparato a una ragazza che conoscevo. Non riesco a credere che non la vedrò mai più. Era una ragazza così gentile. Cosa avrà fatto a questo Cecchino? Hanno tolto la corrente, la nostra insegnante ci ha detto che oggi dovremo stare a scuola un po' di più. Non so perché, io ho già voglia di vedere te, papà. Almeno mi hanno promesso di portarti questa lettera. Vieni a prendermi per portarmi a casa? Non credo. Ma noi al momento ciulliamo tutto. Prendi, dopodiché, vabbè, intanto togliamo ste assi, così poi abbiamo una via di fuga. Quindi dobbiamo tornare con un'altra sega, però prossima notte ritorniamo da quell'altro, come detto. Dai, spacchiamo qualcosa qua, dai. Dai, è così con cattiveria. Anche perché mi sa che dovremmo rifarci un'altra accetta, secondo me. Forse di accettare a destra e a manca qua. Tanto dovunque. Perfetto. Vai anche qua, va. Ok. Mamma mia, il nostro Boris ben nutrito. Non è felice, è svampata la felicità data dalle donazioni. Però purtroppo ci hanno fottuto tutto. In realtà non so se riusciamo a prendere ancora qualcosina. Proviamo, magari. Tanto qua ci dobbiamo ritornare. Come detto, magari non la prossima notte, la prossima ritorniamo dal tipo là. Andiamo a vedere se c'è qualche pezzo per. Vabbè. Non so se lasciare tipo le sigare. No, vabbè, teniamoci tutto. Dai, che ci frega. Tanto qua ci dobbiamo ritornare per andare sotto. Va bene, dai, ci facciamo un'altra giornata, un'altra nottata. Non abbiamo ancora i pezzi, però, eh. Quindi non possiamo aumentare. Ah, ma perché non è passato qua? Vabbè, sti cazzi. Ok, Boris, speriamo che non ci hanno fottuto un'altra volta, perché sennò qua stiamo a fare l'arte a perdere. Noi troviamo e gli altri fregano. Giorno 41, attenzione. Dai, e Boris. Come va? No, brutta giornata, brutta giornata. Eccola. Ma questi ormai hanno capito che questo è il loro alcol, tabacco e medicina. Che cazzo dobbiamo fare? Allora, Boris. Non dovevamo fare niente di particolare se non aumentare questo che non possiamo fare. La sega magari la. O la costruiamo adesso. Ci servono 19 parti. 30 parti, quindi ce ne mancano ancora 11. Come detto, non abbiamo trovato nessuno. Non cuciniamo stavolta. Andiamo. Che ha bussato qualcuno? No. Andiamo a dormire. Poi ritorniamo là all'armadietto, dai. Non so se portarmi qualcosa da barattare, magari qualcosa ce la portiamo. Meno che non viene tipo Ernesto Franco qua. Possiamo aspettare un pochino, dai, vediamo se passa Franco, cosa possiamo. Oddio, un po' di cose possiamo dargliele. Tra poco dovremo rifarci anche l'ascia, quindi da Franco dobbiamo prenderci pezzi della pistola e magari anche una verdurina oltre alle parti che.
Lo zucchero, volendo, glielo possiamo dare. L'alcol, anche, che vale abbastanza. Questi, tanto la radio non ce la facciamo. Aspettiamo un pochino, sperando che possa arrivare Franco. Non lo so. Aspettiamo un pochino, vediamo. Il nostro Boris, c'è qualche news? No? L'ultima cosa, il giorno 36. Assi di legno, non so se... Qua l'ha tappato. Forse non c'è più bisogno. Credo che abbia chiuso tutto. Non lo so, forse qua. Saprei. Dobbiamo controllare. Va bene, controlleremo alla prossima. Adesso comunque ci sono 17 gradi, attenzione, quindi sta tornando il caldo. L'acqua l'abbiamo trovata, sì. Beh, ce ne abbiamo 11. Piano piano se la stanno fregando, come se non ci fosse un domani, però. La carne questa a sto punto la lascio. Possiamo costruire un'altra cosa per i sorci, però magari da qualche altra parte, perché ci mette qualche giorno. E Franco, attenzione! Dai, e Boris! Ma non è vero che inizia a fare freddo, Boris? Ci sono 17 gradi. Cos'è? Boris, il nostro animale tropicale. Franco, mi raccomando, ci tratti bene, che ti abbiamo venduto tutto. Avrei bisogno di riposarmi. Lo so, poi, aspetta. Prima contrattiamo. Facciamo affari? Certo, Franco. Mi dica. Allora, mi prendo solo quello che mi serve. Queste appalate. Anzi, facciamo una cosa. Prima diamogli quello che... Roba... Aspetta, zucchero, cos'è? Roba troppo comune, non molto interessante. Ti do allora, aspetta, questo... Te lo puoi prendere. Vabbè, iniziamo ad accumulare un po' di roba. No, tutti li voglio, giovane. E poi vediamo. Aspetta, vabbè, aspettiamo. Vediamo se ci può dare qualcos'altro. Forse questo ci potrebbe servire. Abbiamo raggiunto il limite. Aspetta, aspetta. Zucchero. Vabbè, zucchero sì, sì, grazie. Ah, aspetta, meno. Dov'è? Dov'è lo zucchero? Ah, ok. Vabbè. Potrebbe andare bene, sì. Dai, tanto ci fregano tutta la roba, quindi tanto vale che... Affare fatto. Ok. Arrivederci. Quindi, subito, perché sennò ci vengono a fregare le cose, non... magari andremo molto stanchi in giro, ma non fa niente, preferisco... Cazzo! Aspetta, giovane, mi riservano dei pezzi. 3 ce ne servivano, mi sa. Fanculo, non ci ho fatto proprio caso se ci servivano quei cose. Aspetta, mi devi dare da 2 cose. Moment. È stato un attimo... Salve. Oh, stai calmo, giovane. Ridammi le 3, questo ce le fa scontare. Vabbè, zucchero, dai. Mortacci tua. Arrivederci. Aspetta, nel caso ho fatto qualche altra cappellata, momento. No, qua. Ok. Perfetto, vai Boris. Dovremmo pensare a qualche forma di riscaldamento. Non è vero, Boris, si sta bene. Non fare, te l'ho detto, l'animalo tropicalo. Abbiamo detto che ci dobbiamo fare anche un... in futuro un'accetta. Poi la sega ci serve un'altra per... poter aprire anche l'altra cosa sotto la scuola. Ok, vediamo cosa possiamo fare di nuovo. Cos'è? Una volta com'è? La porta rinforzata. Una volta coperti i buchi alle finestre. Però non ce lo dà più, quindi li abbiamo coperti i buchi alle finestre. Abbiamo la distilleria di spiriti. Distilla l'alcol di base per trasformarlo in alcol di alta qualità, che viene usato per produrre medicine e bende. Ah, quindi ci serve anche questo nel caso. Questi, lampada termica. Possiamo usarla per coltivare le piante al chiuso. Miscelatore. Possiamo usarlo per miscelare polvere da sparo e ingredienti delle medicine.
Ah, qua ci servono tutti i cosi tecnologici. Va bene. La porta blindata invece mi servono. Una montata. Vaffanculo. 4. Forse questo ce n'aveva ancora qualcuno. Momento. Buon uomo, aspetti un attimo qui. Non è che me le ridai. Ti ridò dello zucchero come se non ci fosse un domani. Scusi, eh. Scusi. Momento. Sì, barattiamo, però stai calmo. Ce li avevi ancora quei cosi? 3. Questo pure. Ah, riproviamo. Vuoi un po' di neve? No, eh. Guarda che è rara, mo, eh. Ma te la trovamo la neve con 17 gradi. Ok. No, vabbè, non ci serve nient'altro. Fare fatto, arrivederci. Stavolta ok, sono deciso. Sarà per la prossima. Quindi ci serviva ancora. Voglio un attimo controllare. Stavolta usciamo magari che siamo stanchi, però ce la facciamo una nottata, andiamo lì al coso. Ci servono ancora un fottio di parti e uno di questi. Vabbè, le parti comunque come sempre ne prendiamo più possibili. Va bene, andiamo a dormire, ci facciamo un'altra nottata, andiamo lì al coso. Dove c'è quello per gli scambi. E magari ci portiamo anche qualcosa da scambiare, non si sa mai. Ok. Termina giorno. Si è anche riposato, quindi zitti zitti. Casa bifamiliare, se era questa. Scambio possibile. Preparati, vai. Allora, l'ascia quasi non me la porto. Lascio uno spazio libero. Mi porto del caffè, magari, che non ci faccio niente. E zucchero. Dov'è lo zucchero? Direi anche basta. Va bene. Allora, giovanotto, mi raccomando, ci dia delle cose buone. Facciamo quest'altra nottata così poi. Però vedete, ogni tanto va dietro. Quello va a rimettere la roba che poi noi ci freghiamo, naturalmente. Però. Dai, Boris. Sì, aspetta, aspetta, ci servono componenti elettronici. Pure questi ci servono, cazzo. Il cibo, le parti, mamma mia. Un fottio di roba. Vabbè, prendiamoci prima tutte le parti possibili. Mettiamo lì tutto quello che abbiamo. Quante parti ci dai? Perfetto. Noi solo parti e quello delle pistole. Eventualmente componenti elettronici non ce l'ha. Quindi famo affare fatto. Torno tra poco, eh. Do un'occhiata in giro. Si sa mai qualcuno. Come non sei sicuro di come arrivarci? Siamo arrivati migliaia di volte. Vabbè, adesso forse riusciamo a fare. Quanti ne abbiamo preso? Non mi ricordo quanti ce ne servivano. Vabbè. Ok. Andiamo a rubare. Spero di trovare nella parte elettronica. Componente elettronico ce ne mancava uno. Proviamo. Aspetta, controlliamo qua che magari lo troviamo qua. Poi vedremo anche se riusciamo a ribarattare qualcosa. Cazzo. Allora, questa prima cosa me li prendo tutti che ci servono. Questi pure. Sapete qual è il fatto? Che questo li riempie ogni volta. Quindi io adesso li vado. Ah no, aspetta, sti cazzi. Momento, eh. Forse il legno. Guarda quanta cazzo di roba ci ha messo. Riusciamo a posarla da qualche parte? Non credo. Merda, perché se no li posavo davanti e poi nella prossima volta, perché così non lo riempie. È stata un po' una fregatura questa. A meno che, aspettate, facciamo qualche prova. Non abbiamo neanche l'accetta, se no accettavo qualcosa. Ecco qua, perfetto, zitti. Ok, allora ci lascio. Vabbè, lasciamoci un po' di tutto.
Siccome non mi ricordo quanta roba stava là, famo così. Aspetti, ritorniamo qua. Meglio così, perché la prossima volta che riveniamo ci prendiamo quella roba lì. Quello riempie un'altra volta quell'armadietto. Quindi zitti zitti quatti quattro, andiamo a fare la spesa. Io ritornerei qua un'altra volta la prossima notte, che magari sarà il prossimo video, perché adesso mi sembra che possa andar bene così, se no famo notte. Prego, prego. Cazzo di Boris, comunque. La sa fa la spesa, eh. Vaffanculo, cazzo. Devo lasciare ancora altra roba. Maledizione. Che è che non mi posso portare? Questo vale di più dello zucchero. Vabbè, 6 zuccheri, sti cazzi. La sigaretta varrà di più di 6 zuccheri? Fatta pure male, secondo me no. Sigaretta fatta a mano. Forse questo vale ancora meno. Famo così. Ok. Va bene. A sto punto ci potevamo mangiare direttamente la scatoletta qua. Boris, almeno liberavamo uno spazio. Va bene. Dai, è andata bene, è andata bene. Ora torniamo a casa. O magari ci riorganizziamo prima là con quello che ci dobbiamo portare e quello che dobbiamo lasciare. Perché prima cosa mi porterei le parti fondamentali. Che forse ce l'abbiamo pure. No, un po' ce l'abbiamo. Vabbè, lasciamo delle cagate che non ci servono, magari. Qua devi andare, Boris. Facciamo così. Lasciamo un po' di oggettaglia così, tipo zucchero lo possiamo lasciare. Tabacco, la sigaretta fatta male ce le lasciamo. Questi pure così magari li barattiamo direttamente la prossima volta. Ci prendiamo questi. Oggetti elettronici non ce l'aveva se non sbaglio. Questi ce li portiamo. E il legno basta. Può andare così? O forse possiamo anche lasciare questo. Tanto che cazzo cuciniamo? Prendiamoci il legno. La prossima volta ce li riportiamo. Va bene. Andiamo a casa, va, torniamo la prossima volta. Ok. Mamma mia, questa zona è positivissima. Poi lasciamo sempre qualcosa qui, magari, così ogni tanto facciamo sta cosa su e giù. Giorno 41, è passato anche questo. Il nostro Boris, piano piano, come detto, zitto zitto, 4-4. Mo ci sono venuti a fregare di nuovo a casa, secondo me. Vediamo, vediamo. Giorno 42. No, però gli scontri forse sono finiti. Vabbè che... Da quando sono finiti gli scontri sono venuti a rubarci, mi sa, eh. Forse proprio perché la gente esce di più. Così si diverte, non ci stanno più sparatorie in giro. Come va? Come va? Successo? Fregati? Eccola là. Sigarette, ah. Che figli di troia, l'accetta ci hanno fottuti. Sti bastardi. E tutta l'acqua. Cioè, non posso neanche cucinare. Vabbè. Ok, va bene ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento di This World of Mine. Come sempre commentate, fatemi sapere la vostra, seguitemi anche sul primo canale, sulla pagina Facebook e alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.